Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video e buon lunedì. Inizia una nuova settimana che si spera, ce lo auguriamo tutti, possa essere impattante dal punto di vista del calciomercato, perché manca sempre meno. Io vedo una clessidra con i granellini di sabbia che cadono. Ci avviciniamo a Juventus Como, ci avviciniamo alla fine del calciomercato, ci avviciniamo a dover risolvere determinate situazioni. Intanto partiamo alla lontana, poi arriviamo verso la fine del video a trattare l'argomento che vi ho messo anche in copertina, quindi questo ipotetico, fantomatico, fantasioso scambio tra Chiesa e Frattesi, ma ci arriviamo. Intanto Bremer, dopo il rinnovo effettuato a dicembre, oggi si parla di un altro tipo di contratto che verrà firmato nelle prossime ore con una clausola rescissoria ancora più alta della precedente. Sono molto onesto con voi, non sto capendo la gestione di Bremer, perché prima arriva, poi firma un rinnovo di contratto, poi ora ne firma un altro, prima c'era una clausola, ora ce n'è un'altra, prima aveva ridotto l'ingaggio, ora vedremo cosa succederà. Stanno facendo un po' di giochini con il contratto di Bremer, non ho idea dei motivi, non lo so, sinceramente, riporto questa cosa qui, poi cercheremo di capirne un po' di più quando avremo delle notizie più definite. Certo è che dopo il rinnovo di Rugani posso aspettarmi veramente di tutto. Questa clausola più alta mi viene da dire però che aumenterà nuovamente l'ingaggio del giocatore. Non lo so, o lo andrà a ridurre, non ho idea. A livello logico viene a dire che aumenterà l'ingaggio del giocatore, poi se ci sarà la clausola, dato che Bremer dice ok, è più difficile per me trasferirmi in un club che può interessarmi, allora mi dai qualcosina di più. Questa è un po' secondo me l'idea, però vedremo che cosa succederà. Si sta giocando tanto col contratto di Bremer. Poi dobbiamo parlare dell'Atalanta, perché c'è Scamacca che ha riportato ieri nell'amichevole persa dall'Atalanta contro il Parma la rottura del crociato, del collaterale e del menisco. Io gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, non posso fare altro, maggior ragione per un amichevole in una pre-season dopo che l'Atalanta aveva conquistato l'Europa League, ci sarebbe stata da giocare una finale tra 9 giorni, il 14 d'agosto, una finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, probabilmente la partita che sogna da tutta la vita, è sicuramente qualcosa di brutto. E si incastra però questa cosa di brutto anche lato calciomercato della Juventus. C'è da segnalare intanto con Beiners in panchina per 60 minuti, ha giocato soltanto gli ultimi 30, subentrando poi insieme a Nicolò Zaniolo. Non so se è per un ragionamento di mercato, non so se era per preservare il calciatore da eventuali infortuni, come poi è arrivato effettivamente quello di Scamacca, però le amichevoli ragazzi servono a mettere minuti nelle gambe, c'è poco da fare. E quindi i rischi sono sempre dietro l'angolo, anche in una partita che conta poco se non nulla. Quel Parma-Atalanta serviva ad arrivare nel migliore dei modi, appunto, alla sfida con Real Madrid. E con Beiners ha risparmiato, se così possiamo dire, 60 minuti di gioco e di fatica e di sudore. La domanda che mi faccio, oltre a con Beiners effettivamente non è partito dall'inizio per una ragione di mercato, è la seguente. Ora l'Atalanta cosa farà lato attaccanti? Perché ha riscattato Riquetelare, ha preso Zaniolo, sa che sta puntando Nico Gonzalez, ha riscattato Riquetelare, c'è sempre Touré che sta tornando all'infortunio, c'è Lookman che è ancora lì, insomma. Davanti l'Atalanta di giocatori importanti ne ha, anche numericamente, non solo qualitativamente. Però probabilmente l'infortunio di Scamacca porterà l'Atalanta ad accelerare o determinate trattative di mercato oppure a tornare sul mercato per andare a prendere una punta. Non so se con le caratteristiche di Scamacca o comunque giù di lì. Serviranno quindi dei soldi freschi all'Atalanta? Questa è la domanda che si fa oggi il tifoso della Juventus. Chissà, secondo me sì, perché per affrontare tante competizioni come avrà l'Atalanta l'anno prossimo si cercherà di aumentare numericamente e anche qualitativamente il reparto, anche perché l'Atalanta è una squadra forte a trazione anteriore e quindi avrà sempre bisogno di quella tipologia di giocatori. Vedremo cosa succederà. Io non credo che ci possano essere dei giocatori interessanti all'interno della rosa della Juventus per l'Atalanta. Qualcuno oggi parlava di Milik, ma non credo che l'Atalanta andrà su Milik dopo l'infortunio di Scamacca, anzi credo che Milik abbia delle buone possibilità di rimanere, perché poi ne parleremo anche nel finale, ma la Juventus ha tante cessioni da fare. Se si mette a fare anche cessioni come quella di Milik, quindi andare poi su un vice Vlahovic, diventano ancora di più gli acquisti che lui deve fare. Il tempo ormai stringe, non dobbiamo prenderci in giro. Ma ora arriviamo al
veramente la tematica principale di questo video, che è anche la miniatura, il titolo, eccetera, eccetera, uno scambio tra Chiesa e Frattesi. Allora, la prima cosa che ho pensato dopo questa voce è la seguente, e cioè che l'anno scorso Lilian Thuram ha festeggiato lo scudetto dell'Inter per via di Marcus con la maglia dell'Inter, invece a Roma la Coppa Italia della Juventus era stata festeggiata da McKennie insieme alla sorella di Frattesi. Poi noi prendiamo Kefren, quindi probabilmente Lilian potrebbe festeggiare a Torino per il figlio. Nel frattempo però McKennie è fuori rosa, quindi Chiara Frattesi non dovrebbe più esserci. Ma se poi prendiamo Frattesi, allora ecco che torna anche lui. Sembra veramente una puntata di Tutto in Famiglia più che il calciomercato. Questo è il primo pensiero che ho fatto, e già questo vi fa capire, secondo me, quante possibilità ci sono effettivamente di concludere questo scambio. Anche perché partiamo da un presupposto: Federico Chiesa è un giocatore fuori rosa. Ok, è fuori rosa. Il contratto scade nel 2025. Tra sei mesi può già firmare a zero, con chi gli pare. Frattesi è stato acquistato dall'Inter l'anno scorso, è un giocatore che ha un contratto fino al 2028. Difficilmente si potrebbe incastrare uno scambio senza conguaglio. Nel caso il conguaglio dovrebbe esserci, e fortemente a favore dell'Inter, per ragioni di contratto, non di livello del calciatore, perché questo è il punto. Cioè, su Federico Chiesa tutta questa situazione legata al contratto, non a quanto è forte, quanto è scarso, quanto può fare l'esterno, la punta, il trequartista, contratto, stop, non si discute di altro, qui si parla soltanto di problematiche contrattuali. Quindi Chiesa è fuori rosa. Frattesi l'anno scorso era stato chiuso da tutti i centrocampisti dell'Inter, poi quest'anno è arrivato anche Zielinski. Posso anche capire che Frattesi possa avere intenzione di cambiare aria, però poi l'Inter andrebbe lì a dirgli: ehi, scusami un secondo, ma io ti ho pagato quanto l'hanno pagato complessivamente, mulattieri più non mi ricordo quanti milioni, comunque l'hanno pagato l'anno scorso, io non è che ti libero a gratis perché c'è la possibilità di liberare la Juventus dall'impiccio Chiesa, perché noi dobbiamo ragionare che oggi Chiesa fuori mercato è un problema per la Juve, è un'opportunità per le altre, un problema per la Juve. Quindi le altre non verranno a farci un favore mettendo sul piatto anche dei giocatori che hanno un valore di mercato elevato e che l'anno scorso sono arrivati e poi sono stati chiusi. Cioè, partiamo da questa cosa qui. Poi secondo me bisogna passare, oltre al discorso contrattuale, anche al discorso puramente squisitamente tecnico, perché noi stiamo comunque scambiando un giocatore che si è fuori rosa, però l'anno scorso era un titolare della Juventus inamovibile. Chiesa è un titolare della Juventus della passata stagione. Frattesi è un panchinaro dell'Inter della passata stagione. Quindi avrebbe pure senso questa cosa, dove devi anche aggiungerci dei soldi te per il contratto? Per me no. Sono sincero, per me no. Ma non ha senso nemmeno per l'Inter. Cioè, avrebbe senso soltanto per Chiesa e Frattesi, probabilmente. Loro due sarebbero i più felici di questa situazione. Ma poi Frattesi non lo so nemmeno. Perché magari dice: io voglio giocarmi le mie carte nell'Inter. Per Chiesa, che in questo momento è un problema per la Juve fuori rosa, beh, andrebbe all'interno di una squadra che ha ampi margini di giocarsi il campionato, eccetera, eccetera, però secondo me anche lì Inzaghi dove lo ficca poi? Perché non partirebbe mica titolare Chiesa nell'Inter, dato che è un 3-5-2 e quindi non ci sono gli esterni. E non penso che l'acquisto di Chiesa al 5 di agosto andrebbe a rimodellare completamente lo schieramento dell'Inter. Io rimango della mia idea, per me Chiesa va a Napoli. Cioè, lì è veramente il posto in cui lo aspettano, serve un giocatore in quella posizione, Conte comunque sta sperimentando un 3-4-3, a me Chiesa va a Napoli. Cioè, è inutile, io anche di fronte a queste robe, queste notizie secondo me sono buttate lì, tanto per aggiungere un po' di carne al fuoco, anche secondo me per far passare il messaggio, visto Chiesa che vuole andare all'Inter, ma secondo me non avrebbe senso né a parte della Juve né a parte dell'Inter. E probabilmente nemmeno a parte di Frattesi, avrebbe senso solo dalla parte di Chiesa. Quindi o sono voci che mette, ma che poi ripeto, per me neanche Chiesa, perché proprio dal punto di vista tecnico, boh, tattico, non lo vedrei, mi stupirebbe questa cosa. Quindi o vengono messi in giro dagli entourage dei calciatori o vengono messi in giro dalle società per fare in modo di iniziare la campagna, di ammorbidire il pensiero che questi giocatori partiranno della serie. Chiesa è stato messo fuori rosa, quindi un tifoso potrebbe dire: visto la Juve che mette fuori rosa Chiesa, faccio passare l'idea che Chiesa vuole andare all'Inter, così mi distacco un po' dall'idea della società, ha fatto la cattivona con Chiesa, e Chiesa che invece fa il cattivone e vuole andare all'Inter. Cioè, queste cose sono all'ordine del giorno, ma secondo me non esiste nessun tipo di contatto tra la Juventus e l'Inter per Chiesa Frattesi. E poi aggiungerei un piccolo tassello,
che poi non vorrei, avrebbe senso per risolvere il nostro problema, perché questo è un nostro problema. Però poi se mi dici no, ma Frattesi arriva per fare il titolare, così non vai a prendere Kombeiners, io vi faccio così con le ditina. Dico assolutamente no, perché con Kombeiners stiamo parlando di questo livello qui, Frattesi stiamo parlando di questo livello qui, cioè proprio non ci si avvicina neanche, oltre al fatto che la Juve ha fatto tutto un mercato da mesi di strategia per arrivare a Kombeiners. Quindi Frattesi non è Kombeiners, non ci si avvicina neanche. Io questo scambio sinceramente lo boccio con tutto me stesso. Federico Chiesa va monetizzato, che siano 5, 10, 15 milioni, quello che saranno, oggi va monetizzato, perché qualsiasi tipo di scambio ti pone la condizione di dover dare tu dei soldi agli altri, anche Raspadori, cioè Frattesi e Raspadori, non stiamo parlando del non plus ultra della nazionale italiana che ha deluso anche all'europeo, stiamo parlando di giocatori titolari, non titolari, negli undici, nei primi ricambi, stiamo parlando di giocatori normali, a cui devi pure aggiungere tu, mentre vai a fare una minusvalenza su Chiesa perché te lo sei messo fuori. Per me Chiesa va monetizzato, che siano 5, 10 o 15 milioni, perché già minusvalenza la fai, almeno non devi aggiungere te dei soldi, perché francamente secondo me non avrebbe senso. C'è sempre l'idea, ho avuto lì, di andare a Bergamo e dirgli vuoi Federico Chiesa, ma Federico Chiesa poi andrebbe a Bergamo, o non lo so, non ne ho idea, però magari adesso con l'infortunio Scamacca possono essere interessati, non lo so, la buttiamo lì. Più che altro tu in questo momento hai 8-9 giocatori fuori rosa messi pubblicamente, e chi più, chi meno, chi più facile, chi più non facile, li puoi scambiare, li puoi cedere, li puoi vendere, puoi dare in prestito, eccetera eccetera, però tu allo stesso tempo ne hai almeno 5-6 da prendere, perché il terzino non basta, Cabal, che tra l'altro sta facendo il centrale, sta prendendo il posto di Thiago Jalot, meno male, un centrale difensivo, perché Todibo deve ancora arrivare, sì, fuori rosa dalle amichevoli del Nizza, bla bla bla, sì, però ancora non lo vediamo. Un centrale, scusate, un centrocampista che potrebbe essere Kombeiners, che dovrà essere Kombeiners dopo tutta questa tiritera della Juventus. Due esterni, perché c'è avuto Chiesa sulle, quindi te ne mancano due, siamo già a 5, 5 sicuri, terzino, centrale, centrocampista, esterno, esterno, uno titolare, uno riserva, perlomeno. E poi forse una punta, se cedi anche Milik, più quelli che magari possono partire durante... Non dimentichiamoci che la rosa della Juventus l'anno scorso doveva affrontare una competizione del campionato, un'altra competizione, la Coppa Italia, due doveva affrontarne, interne. Quella dell'anno prossimo, oltre a queste due, avrà la Supercoppa, avrà la Super Champions League e avrà il Mondiale per Club. Quindi non basta neanche fare, ok, esce uno, entra l'altro, cioè... La rosa di quest'anno dovrà essere anche più lunga, e va bene che potranno essere aggregati Savona, Bangula, eccetera, 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 eccetera. Però serve anche aggregare dei giocatori forti, perché oggi la Juventus è una squadra che deve fare ancora circa 20 operazioni di mercato. E mancano 26 giorni. Stiamo parlando praticamente di un'operazione di mercato al giorno. E quindi più che metterci qua a fantasticare, dialogare sullo scambio Chiesa-Frattesi, che per me è la cosa più lontana dalla realtà che possa esistere, iniziamo a chiudere i colpi veri, perché ne abbiamo bisogno, anche in vista di Juventus-Como, perché presentarsi con una rosa che è un cantiere e che non è pronta per affrontare il campionato, ragazzi, Juventus-Como vale già 3 punti, e io non voglio mica partire male, a maggior ragione contro una neopromossa ambiziosissima. Quindi cerchiamo di iniziare a muoverci. Non parlo a voi ovviamente, perché io e voi non abbiamo potere in questa cosa, però dentro la Juve gradirei che in questo momento, dato che sono state fatte determinate scelte, ok, benissimo, le avete fatte, è una linea dura, cattiva, chiara, limpida, rischiosa, eccetera eccetera, però è adesso il momento di cedere e soprattutto di acquistare, perché Uisen e Sule sono già partiti da mo, eppure Todibo e Kombeiners ancora siamo un po' lontani, continuiamo a leggere le stesse cose, l'offerta, la gente, l'accordo, eccetera, eccetera. Quindi non vorrei mai che ci si fosse impantanati, non ci si può impantanare in questo momento, serve di più. Dai ragazzi, forza Juve.